Carissimi amici, benvenuti! Davide Gerbino Christmas! Hashtag DigiChristmas! Stiamo per arrivare con una meravigliosa puntata di Natale, uno speciale che ho preparato per voi per ringraziare tutti coloro che in questi mesi, in questi anni hanno seguito con grande attenzione e partecipazione il mio programma Alla ricerca delle eccellenze dei territori. Questo è il mio regalo di Natale. Mettetevi comodi, stiamo per iniziare, ci sarà musica, ci sarà divertimento, allegria, rideremo insieme, ci saranno degli ospiti, insomma, una puntata per portarvi verso il Natale come io so fare, con il sorriso. Stiamo per arrivare, DG Christmas! It's the most wonderful time of the year, when the kids jingle belling and everyone telling you be good and cheer. It's the most wonderful time of the year. Ebbene sì, carissimi amici, questo è sicuramente il periodo più bello dell'anno, il periodo di Natale, con le nostre città che si illuminano con quelle meravigliose lucine colorate, le nostre case prendono una nuova vita, con gli alberi, con i presepi, con tante cose belle. Un bel momento per stare insieme, per goderci la nostra famiglia, le nostre amicizie. Un momento di gioia, di armonia, forse il più bello dell'anno. A volte penso che mi piacerebbe che il Natale fosse tutto l'anno. Sarebbe veramente bello, perché la gioia nel cuore ce la porteremo non soltanto in questo mese, in questo periodo, in questo most wonderful time of the year, ma ce la porteremo sempre, sempre e comunque. Dicevamo, è un periodo bellissimo perché ci sono tante cose belle, ma anche tante cose buone. Non dimentichiamoci che io sono Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, come ben sapete ogni giorno scopro per voi e racconto nel mio programma La ricerca delle eccellenze dei territori. Ma oggi non voglio parlarvi di cose buone, anche se quando penso a questo periodo mi vengono in mente i panettoni, i pandori, la cioccolata calda, lo zabaione, ma anche la lasagna, il vitello tonnato, tante le cornie che riempiranno sicuramente le nostre tavole. Ma quello di oggi non vuole essere uno show culinario al quale siete abituati, ma un vero e proprio regalo di Natale. Un regalo di Natale che ho preparato per voi per ringraziarvi della vostra continua partecipazione, per ringraziare tutti coloro che hanno messo un like, un commento, che hanno condiviso una delle mie tante puntate, uno dei miei tanti post. Insomma, questo vuole essere un regalo per voi. Anche in un momento difficile, perché purtroppo quello che viviamo è un momento complicato, un momento difficile, ma anche in questi momenti ci vuole un po' di allegria per rallegrare veramente la nostra vita. La vita è bella, però c'è sempre qualcosina che non va. Ma tu rimani sempre accanto a me. La nebbia prima o dopo svanirà. Stare così certo non è il massimo che un uomo possa dare. Ti vorrei dare molto, molto più. Vedrai, vedrai, l'amore vincerà. La vita va e qualcuno ballerà. È come una canzone di Sinatra. È un ritornello che meglio non si può. La frase è sempre quella di My Way.
La vita va con i se e con i suoi ma, con le incertezze e le difficoltà. Perché la vita è come una canzone, ma dividerci però lei non potrà. La vita va, carissimi amici, con i suoi alti e con i suoi bassi. Beh, in questo periodo lo sappiamo molto bene, forse viviamo più bassi che alti. Ma ciononostante, io vorrei portare un po' di spensieratezza nelle vostre case. Un po' di sorriso, perché abbiamo bisogno di ridere. Abbiamo bisogno di stare tranquilli, sereni, di non pensare alle cose brutte che ci dice ogni giorno il telegiornale, e diciamocelo, a volte anche un po' esagerando, come se ci fosse la volontà di tenerci sempre nella paura. Noi non dobbiamo aver paura, dobbiamo affrontare la vita con gli alti e con i bassi, con i se e con i ma, con le difficoltà e con le gioie, ma sempre con il sorriso. Perché, badate bene, quel sorriso non ve lo possono portare via, non ve lo possono portare via con un decreto. Quel sorriso è sempre sulle vostre facce, sempre sul vostro viso, che vi accompagna anche nei momenti difficili. Perché quando c'è un momento difficile, sorridere è la cosa più bella che si possa fare. Carissimi amici, è con grande piacere che vi presento un graditissimo ospite, è con noi Winnie the Pooh! Ma no, ma stai dicendo? Io sono Winnie the Pooh, non the Pooh! Come Winnie the Pooh? Sì, Winnie the Pooh! Cioè, vuoi dire the Pooh il gruppo? Assolutamente sì, io sono il sesto Pooh! Il sesto Pooh! Ma i Pooh erano soltanto in quattro! Vi dimenticate sempre di Riccardo Fogli! Ah, Riccardo Fogli, ce lo dimentichiamo sempre! Ma comunque sono in cinque, io non ho mai sentito parlare di un sesto Pooh! Sì, invece, io sono il sesto Pooh! Ho fatto anche i tour con loro! Ma dimmi, se eri un Pooh, che strumento suonavi? Ero il trombatore! Vorrai dire un trombettista, nel senso che suonavi la tromba? No! Un trombatore, nel senso che trombavo la gnocca! Ma no, ma questo è un programma che seguiranno sicuramente anche i bambini, non si possono dire certe cose! Ma figurati, tra TikTok, YouTube, YouPorn, YouStrons, i bambini ormai di queste cose ne sanno più di te, caro Davide Giardino, faccia delle eccellenze, ne sanno più di te! Ma no, dai, cambiamo completamente argomento. Hai già scritto la letterina Babbo Natale? Sì, certo, non vedo l'ora che arrivi. Gli lascerai anche qualcosa per lui e per le renne, lo sai che bisogna farlo, vero? Certo, per le renne le carote che amano tanto, per lui il latte, biscotti, cuivagliotto e un bel tampone molecolare. Come il tampone molecolare? Ma cosa dici? Beh sì, così se gli scade il Super Green Pass mentre passa da una consegna all'altra, con questo recupera ed è sempre in regola. Ma no, Winnie the Pooh, no, assolutamente. Babbo Natale non ha bisogno del Green Pass. Quelle sono le follie così che abbiamo noi umani. Lui è un livello superiore. Davvero? Non si lascia certo intimidire dai decreti dei poveretti che sono Speranza. In questa vita terrena. Lui è sopra. Lui può entrare tranquillamente nelle nostre case a portarci i suoi doni, a portare questo momento di tranquillità e di speranza. Quindi, cari bambini e caro Winnie dei Pooh, state tranquilli. Babbo Natale anche quest'anno verrà con tutti i suoi regali e non preoccupatevi. Green Pass, cose di questo tipo, sono cose che riguardano soltanto noi, lui è ben al di sopra. E vai! You better watch out, you better not cry, you better not pound, I'm telling you why, yeah, Santa Claus
is coming to town. He's making a list, taking it twice. Gonna find out well now you're not, yeah. Santa Claus is coming to town. I see you when you're sleeping, and no guy wanna wake. Ain't no weapon in bad or good, so be good for gonna say, yeah. You better watch out, you better not cry, you better not pound down, tell you why. Girl, Santa Claus is coming to town. Bene sì, cari bambini, non temete, Santa Claus questa notte verrà, Santa Claus, Babbo Natale verrà a portare doni a grandi e piccini. Quindi dei Pooh, io ti lascio andare, salutami tutti quanti Pooh, mi raccomando, e fai il bravo, perché dopo quello che mi hai raccontato devo proprio dirlo, fai il bravo. Bene, farò il bravissimo, mi raccomando bambini, tanti auguri e buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti, ma non andate via, perché adesso arriva un altro ospite. È Gesù Bambino, perché non dimentichiamocelo, noi festeggiamo il Natale ormai come un momento in cui si scambiano regali, si scambiano doni, si mangia, si beve, si fa festa, ma alla fine è il compleanno questo bambino, è la nascita di Gesù. Credere o non credere, non siamo qua a fare una trasmissione religiosa, però io ho sempre pensato che il presepe sia un qualcosa di magico, di unico. Mi dà una sensazione di pace, di tranquillità, insomma mi fa stare bene. Fare il presepe prima delle feste, guardarlo durante le feste, partecipare magari anche ai vari presepi viventi che ci sono in giro per le nostre province, è sempre un qualcosa di unico, una bella sensazione che mi piace raccontare. Vagare tra i personaggi del presepe è qualcosa di bello, ammirare i loro sguardi, la loro vita, il loro lavoro, la loro fatica. Tutto questo, non lo so perché, ma mi trasmette qualcosa di positivo. Da anni. Vedete quel signore laggiù in fondo? Beh, pensate che quella statuetta lì ha più di 30 anni. È entrata nella mia vita in un periodo particolarmente difficile e ha affrontato questi 30 anni sempre con lo stesso sguardo di pace, di tranquillità, perché dopo 30 anni lui è ancora lì ogni anno per attendere la nascita di Gesù Bambino. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. Oh Dio beato, ma quanto ti costò l'avermi amato, ma quanto ti costò l'avermi amato. Ma ci aspettavamo un ospite, ma chi è lei? No, scusi, non abbiamo capito chi è lei. Chi è lei? Mi dica. Tolomeo, Tolomeo Saatto.
spagnolo? No, da Boves. Da Boves. Boves, provenza il cane, sudava bisolta, una cuglia patata, una patata al Boves. Il fagiolo, fagiolo. Da Boves, quindi, ma chi è lei? Cosa è venuto a fare? Ma che è l'altro, un bel programma e bobo deve venire a portare messaletto per tutti quanti, augurargli buon Natale e felice anno nuovo, no? Insomma. Comunque dall'accento lei mi sembra spagnolo, No, 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 non è spagnolo, non è spagnolo, sai là dal San Mauro, l'hai sempre stai lì, non hai mai bugiato da lì. Vabbè, senta, noi dobbiamo proseguire con lo spettacolo natalizio, quindi la saluto, arrivederci, addio. Volevo tanto ringraziare tutti quick bike, un nostro programma, no? Lo bike sempre, no? Perché è sempre dalle cose buone da mangiare, ma invece che il bel canzone dell'orchestra, e mi piace, no? Tutte le cose di questi territori, di queste aziende, e poi fai anche sempre gli animali, no? Sai cosa lì in piazza sono contento, adesso e mi va a venire per partecipare anche a questa, sì. Ho capito, ma questo è uno special di Natale, Digi Christmas, non so se ha presente. Buon Natale a tutti, insomma. Va bene, grazie per gli auguri, ma adesso ci faccia il piacere, se ne vada, dobbiamo cambiare. Salutare allora mia fratella, mia amica, che la incontro sempre al mercato, al burg, della Bertella, trovo mamma al burka, e va a salutarla e dirle che se è Natale a Sanen Cocos Faz per Nina Mi che si chiama voglio salutare tutti, ciao a tutti e alla prossima. Ho capito ragazzi, spegniamo qua per favore, spegniamola qui, grazie. Ebbene carissimi amici, dopo questo momento simpatico con questo ospite inaspettato, purtroppo anche questa puntata, questo special Digi Christmas finisce qui, spero di avere, come ho detto all'inizio puntata, portato un pochino di leggerezza e un pochino di serenità nelle vostre case proprio in questo momento, nel momento del Natale, davvero, da parte mia, da parte di tutta la redazione delle eccellenze, dall'Associazione Culturale Luna De Gattis, insomma, da parte di tutti noi, veramente un augurio. Buon Natale a tutti quanti e soprattutto grazie davvero per averci seguito in questo anno meraviglioso insieme. Abbiamo fatto più di 200 puntate della ricerca degli eccellenti territori, abbiamo fatto tante altre cose che hanno sempre avuto un enorme successo. Quindi davvero grazie a tutti voi e spero vivamente, di cuore, che quello che vi abbiamo portato oggi sia stato un inizio di un qualcosa che, chi lo sa, magari potrà arrivare non solo per il Natale. Ancora da parte mia, da parte di Davide Gervino, tanti auguri. Ma che ne dite se vi canto ancora una canzone? Beh, andiamo con il finale di quello che è la sigla finale di tutte le puntate della ricerca delle eccellenze dei territori. Un bel motivetto che cantiamo insieme, perché non ha soltanto delle note, ha anche delle parole. E scopriamo così. Solitamente quelli che non fanno
salta neanche in mente di cambiare la situazione. Noi che suoniamo, quanta strada mastichiamo, quanta fame che facciamo per cantarci la canzone. Non t'arrabbiare se la pancia ti fa male, se non puoi andare al mare, se t'han tolto la pensione. Ovunque abbiamo andato, abbiamo sempre piaciuto, ci han pure dato il fico, quattro noci e un baccalà. È questo che ci dà soddisfazione, avanti battaglione, si salvi chi può. E ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più. Ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più. E vai! Ero po' ero ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più. Ero più in su, ero più un po' più in giù, lui che cantava non ce la faceva più. Ce la faceva più, ce la faceva più, ce la faceva più, ce la faceva più.